Ciao amici del cancro, benvenuti e bentornati sul canale. Grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie anche ai vecchi iscritti che mi seguono da una vita. Grazie anche a chi passa per caso, chi lascia un commento, chi lascia un like, a chi mi scrive in privato. Io ringrazio tutti e vi leggo sempre tutti molto volentieri. Visto quello che avevamo notato già con i primi segni all'inizio del mese, ho deciso di fare un video di approfondimento per ogni segno zodiacale, ovviamente, ma dividendo l'uomo e la donna, sperando che in questo modo vi possiate trovare un po' di più. È un esperimento, vediamo un attimino che cosa succede. Quindi vediamo segno del cancro per l'uomo cancro in questo mese di aprile. Uomo cancro per questo mese di aprile. Uomo cancro per questo mese di aprile. Vorrei ricordarvi anche che comunque sono stese generali, quindi non tutti vi potete trovare. Vi potrete trovare solamente in parte, qualcosa vi risuona, qualcosa no, quello che non vi risuona lasciatelo andare, vuol dire che non c'era un messaggio per voi. Nel caso andate anche a vedere il segno ascendente dove avete la Venere, Marte e tutti gli altri pianeti importanti del vostro tema natale. Allora, un 7 di coppe. Uomo del cancro, non vuoi più credere alle illusioni, vuoi lasciare le illusioni alle tue spalle, date o avute, perché ricordiamoci che sono energie generali, quindi vuoi lasciare anche i conflitti alle spalle, non vuoi, vuoi anche uscire dalla situazione di uomo denim. Quello che mi pare strano è che hai tutte le carte al contrario finora, il che può essere buon segno, come no. Stai lasciando delle forme di controllo. Stai lasciando, io sono l'uomo che non deve chiedere. Stai lasciando illusioni date e avute e scontri sia fisici che morali. Qua vedo molti scontri sia interni che esterni col proprio essere. Vuoi metterti in equilibrio? In questo momento tu ti senti un po' come si può dire? Un po' in conflitto con te stesso, non riesci a capire bene dov'è. Sei anche un po' fermo. Potresti avere dei nuovi inizi, soprattutto molto passionali, ma con questa ruota al contrario mi arriva che non vuoi chiudere un ciclo e comunque sei un po' tu bloccato, ma col fatto che ti senti in disequilibrio, la cosa non mi stupisce. Sei un po' insoddisfatto. Qui qualcuno di voi ha tradito o è stato tradito, non è detto fisicamente. Diciamo che qui hai passato anche un periodo estremamente fermo, dove non hai più neanche creduto ai tuoi sogni. Non hai, è come se tu non avessi più avuto dei desideri. Hai passato un periodo un po' spento. Ok. Hai passato, dicevamo, un periodo un po' spento, un po' fermo, dove in realtà non avevi grandi desideri, non credevi più ai sogni, mi viene da dirti. Qui hai cercato di fare tanta introspezione, hai cercato di fare un lavoro su te stesso, ma c'è stato un qualcosa che
ti ha buttato un po' giù nel baratro. Hai imparato ad ascoltarti, perché mi viene proprio questa cosa, hai imparato ad ascoltarti, ma in questo momento non ti senti ancora pronto per utilizzare tutti gli strumenti a tuo favore. Diciamo che ti ritrovi con tutti gli strumenti in mano, ma non sai come utilizzarli. Quindi, io ti direi che col lavoro che hai fatto su di te, lasciare da parte quelle che sono state sofferenze date o ricevute e nell'ascoltarti, perché hai imparato ad ascoltarti, ti direi di ascoltare come usare questi strumenti, perché dei nuovi inizi presi, fatti di passione, quindi può essere sia nell'ambito sentimentale che in un ambito lavorativo, sono a portata, sono alla tua portata, sono lì pronti, stanno aspettando solamente che tu prendi la chiave del mazzo e apri la porta giusta. Questo è quello che proprio mi arriva. Ti direi proprio, qua c'è stato qualche incidente di percorso, qualche imprevisto non calcolato che ti ha un po' buttato giù, facendoti un po' dubitare di te stesso, ma secondo me, è tutto sono quegli imprevisti che ti fanno vedere semplicemente l'altro lato della medaglia che magari non avevi valutato benissimo. Ripeto, hai fatto molta introspezione, tu hai un'ottima, in questo momento, un ottimo, riesci a parlare, a comunicare molto bene con il tuo io, ascolta, i segnali che il tuo corpo ti dà, che può essere un brivido, può essere un pugno allo stomaco, quelle piccole sensazioni che possono essere di piacere o di fastidio, seguile. Non ti dico guardati intorno e cerca dei segnali, ma se qualcosa ti sbuca così all'improvviso, cogli i segnali che ti arrivano. Non cercarli, ma coglili, perché ti portano sulla strada giusta. Hai tutte le carte in regola per ottenere ciò che vuoi, per questo inizio di progetti, di relazioni, ripeto, questo asso di bastoni che mi indica proprio la passione, qui ci sono proprio degli inizi che sono la tua portata e stanno arrivando. Devi semplicemente ascoltare e osservare i segnali che ti arrivano. Passiamo all'energia femminile del cancro, l'energia femminile, proprio le donne del cancro. Quindi, per le donne del cancro, cosa aspetta questo mese di aprile? Donne cancro, donne cancro, donne del cancro. Ok. Interessante. Sei di coppe al contrario, una regina di coppe al contrario e un re di coppe. Quindi, diciamo che qua qualcuno potrebbe sentire, qualcuno, non tutti, potrebbe sentire una forte connessione con una controparte, ma sta cercando di lasciare questo pensiero da parte. In questo momento, state dando molto retta ai vostri sentimenti, perché in questo momento date molto ascolto ai vostri sentimenti. Qua c'è o le cose sono due, o un ciclo karmico da chiudere,
o comunque una situazione che procede dopo un allontanamento. E riconfermo, qui c'è un ciclo da chiudere. Allora, qua stiamo molto dando retta ai nostri sentimenti, però nello stesso tempo siamo un po' in attesa e un po' fredde, o almeno quello che cerchiamo di far vedere a un'altra persona, perché questo mi viene proprio è che mi viene da dire che nonostante siamo delle persone innamorate, delle donne innamorate, qui dopo un allontanamento, questo allontanamento era un ciclo da chiudere. Probabilmente per alcuni di voi, e ribadisco, alcuni di voi, questo ciclo si è anche riaperto, ma la persona, stiamo cercando di mostrarci come delle persone un po' fredde e distaccate. Stiamo facendo capire che, volgarmente parlando, oltre al sesso non c'è nulla, quasi per non spaventare l'altra persona. Mi ritorna da dirvi che qui c'è una connessione animica molto forte. Qua vogliamo lasciare i conflitti, abbiamo riflettuto tanto sulle situazioni, non siamo ancora pronti a una forte azione, anche perché non ci sentiamo così forti emotivamente parlando. Lo mostriamo, è quello che cerchiamo di trasmettere, ma non ci sentiamo delle persone forti. Qua direi che dopo un allontanamento, e mi ritorna da dirvi la stessa cosa, c'è un riavvicinamento con una persona, una specifica persona. Quindi probabilmente non vi ritroverete tutti. Per alcuni c'è stato anche solamente con un distacco emotivo che sta ritornando tutto in equilibrio. Se vogliono lasciare probabilmente degli screzi, dei problemi del passato al passato e si vuole procedere. Qua si è stati fermi, si è osservato, c'è stato, vi dico, questo allontanamento, per alcuni proprio un allontanamento fisico, per altri è stato solamente un allontanamento emotivo che sta andando a sciogliersi, cioè c'è proprio un riavvicinamento. Per chi c'è stato un allontanamento fisico, c'è un riavvicinamento da rincontrarsi, rivedersi, risentirsi, per chi invece non si è lasciato, ma c'era proprio questo quasi fastidio, mi viene da dire, a vedere la persona in casa, si sentiva una pesantezza nel rapporto. Questo sta andando a scemare. Qui ci sono di nuovo degli avvicinamenti in tutti i sensi. Cerco di essere il più chiara possibile perché dopo che ho letto alcuni commenti cerco di essere il più chiara possibile. Qualora non vi siate allontanati fisicamente, quindi non c'è stata una rottura, ma c'è stato un così per capirsi, per chi conviveva era sposato, una sorta di separati in casa, qua tutto va a sistemarsi. Lasciano quelli che erano i problemi del passato al passato, si è chiuso un ciclo e se ne apre un altro. Questo in qualsiasi situazione voi vi siate trovati. Quindi mi ha lasciato, mi ha bloccato, non mi chiama più, non mi sente più. Bene, ritorna a farsi sentire, ritorna a farsi vedere, sblocca, ci rivediamo e rincominciamo.
Per chi invece non c'è stato questo distanziamento fisico, ma c'era un raffreddamento del rapporto, quindi uno dormiva a destra, l'altro dormiva a sinistra, uno dormiva sul divano, ciò va, ritorna ad essere tutto quello che era prima di questo brutto periodo. Questo per quanto riguarda le donne del Cancro. Vediamo che energia caratterizza questo mese di aprile l'uomo cancro. Quindi, per l'uomo cancro, che energia lo caratterizza? Vediamo se ci vanno un po' a confermare o ad aumentare quello che era l'essere. Le vite passate. Quindi comunque qua probabilmente in questi piccoli intoppi che avete trovato in questa fase di percorso era una lezione che dovevate imparare, c'era un perché queste cose sono successe e mi viene da dire che qui la lezione è stata imparata. Dovete solo avere un po' più fiducia in voi stessi, avete tutte le carte in regola per fare ciò che volete. Dovete solamente avere il coraggio, di farlo. Ascoltatevi voi e ascoltate i segnali esterni. Perché qui c'è una forte connessione col vostro io e voi lo sapete anche. Per quanto riguarda le donne, invece, perché per quanto riguarda le donne cancro, vediamo che energia le caratterizza, donne del cancro, questa, il condizionamento. Qui voi dovete lasciare da parte, e questo ve lo dico proprio con tutto il cuore, quelli che sono stati i problemi del passato. Avete deciso di chiudere un ciclo e di andare avanti, chiudete quel ciclo e lasciate il passato al passato. Oggi è oggi, ieri è andato. Questo è quello che mi viene da dire. Non fatevi condizionare da quello che è stato i problemi che avete avuto in questo periodo antecedente. Fatemi sapere se vi siete ritrovati, se le letture così vi piacciono, perché allora in base ai vostri feedback decidiamo se rifarlo oppure no, perché le vostre opinioni per me contano e contano tanto, anche perché il mio è un canale ancora piccolo, in crescita grazie a voi. E io con voi lo vorrei far crescere e migliorare su quello che è anche le vostre esigenze. Lasciate un like, lasciatemi un commento e vi ricordo che se avete bisogno di vedere la vostra situazione personale, di scrivermi a tarocchipolveredistelle@gmail.com. Con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, segno del cancro!